Abbiamo avuto dei risultati sicuramente molto confortanti anche lusinghieri, in quanto un dato su tutti è aumentato del 123%, quindi più che raddoppiato il totale del reddito recuperato a tassazione, quindi tra redditi sottratti alle imposizioni e dei costi indebitamente detratti. Quindi dei numeri che evidenziano che ci sia una maggiore evasione, sono aumentati molto i controlli. Ma a noi piace pensare che siamo sempre più bravi noi, e questa è anche una sfida che è determinata dalla globalizzazione dell'economia, quindi di conseguenza dalla internazionalizzazione dei flussi finanziari. Noi siamo consapevoli dell'importanza del ruolo della Guardia di Finanza, anche perché riteniamo che dall'equità fiscale discenda direttamente anche un concetto di equità sociale, che è quella che poi ritengo della quale si avverta notevolmente il bisogno in questi momenti. C'erano degli evasori totali? Naturalmente sì, soggetti che erano totalmente sconosciuti al fisco, e poi anche una categoria che noi in gergo tecnico definiamo paratotali, ovvero sia contribuenti che, seppur noti all'erario, di fatto poi omettono o dimenticano, tra virgolette, di evidenziare al fisco più del 50% dei propri redditi. Tra le altre attività invece? Sono stati condotti anche molti servizi nei settori extratributari. Noi contiamo anche quest'anno di reiterare questi controlli, perché al di là appunto della presenza della Guardia di Finanza nel settore fiscale, riteniamo che sia molto importante non trascurare fenomeni anche molto nocivi e pericolosi per la cittadinanza, quale la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti e la diffusione del lavoro sommerso.